tutti, buona mattinata. Sì, sono io. Dunque, la collega che è insegnante di lettere, ex insegnante di lettere scuola media, io insegnante di matematica e fisica della scuola superiore, vi presentiamo una proposta di formazione che abbiamo applicato ormai da 3 anni, che ha assunto un contorno abbastanza definito, un corso di formazione di 20 ore che potete trovare anche in Sofia, sia per italiano sia per matematica, 20 e 20 per ciascuno. E entrambe siamo formatrici del metodo Feuerstein, sul quale però non mi dilungherò. Il lavoro che noi abbiamo fatto è proprio analizzato secondo questo tipo di ottica, le prove vengono analizzate secondo questo tipo di ottica. Allora, una prima parte riguarda un'introduzione sugli aspetti cognitivi che sono, secondo noi, quelli ancora maggiormente carenti nella preparazione dei docenti. Poi il motivo per cui abbiamo utilizzato le prove Invalsi per un collegamento fra questi aspetti e poi degli esempi in ambito matematico e degli esempi in ambito di italiano di come noi abbiamo analizzato le prove, diciamo. Allora, gli aspetti cognitivi dell'apprendimento, molto molto come tutti rapidamente, sono quelli nelle quali vengono manifestate comunque le maggiori difficoltà, certamente da parte dei ragazzi, ma a noi interessa da parte dei docenti. Il cuore dell'approccio Feuerstein, diciamo, è la mediazione. Questo schema a sinistra si chiama triangolo mediativo, ma mi soffermerei sul modello di atto mentale che viene dal modello informatico, diciamo, che individua nell'atto mentale 3 fasi, fase di ingresso, di elaborazione e di uscita, molto schematica ovviamente, ma sopra a questi 3 fasi rimane sempre presente l'aspetto affettivo e emotivo, che è ineliminabile in ogni caso. Bene, servono queste schematizzazioni solo per poterne parlare, nessuno pensa che le cose vadano così bene pulite una dopo l'altra. Alla fase di input, per esempio, è possibile associare un insieme di funzioni cognitive o abilità cognitive che afferiscono al soggetto, che lo mettono in grado di, per esempio, nella fase di input, raccogliere le informazioni. Funzioni, esaminiamole perché poi ci serviranno: una percezione che sia ben organizzata, la capacità di esplorare in maniera sistematica, una denominazione, la capacità di denominare sia lessicale che concettuale, perché le parole sono parole e concetti, relazioni spaziali e temporali, permanenza dell'oggetto di cui si parla e se se ne parla in maniere diverse. Sembra che possano essere di quale cane devo prendere. Numerosità delle fonti di informazione, precisione ed accuratezza. Questa è una lista di strumenti in ingresso. Analogamente per la fase di elaborazione, vedete, capacità di cogliere l'esistenza di un problema. C'è qualcosa che devo risolvere, mi devo accendere la lampadina, altrimenti no. Capacità di selezionare informazioni che c'entrano e trascurare quelle che non c'entrano. Comportamento comparativo, creare collegamenti, ampiezza del campo mentale, bisogno interiore di prove logiche, comportamento di interiorizzazione, pianificazione, eccetera, eccetera. Questi sono non chiacchiere, sono comportamenti cognitivi, che sono assolutamente differenziati fra i vari ragazzi. Gli allievi non è che sono
tutti con le loro belle funzioni cognitive, capacità cognitive, e tutti allo stesso livello, sono differenziati e anche di molto. E oltre che differenziati, anche si è inconsapevoli di doverli perseguire, sia da parte dei ragazzi che soprattutto, e qui è la cosa che ci interessa, da parte degli allievi. Nel senso che, perché insisto sul fatto che è diverso il livello dei, perché i ragazzi, dei diversi allievi, perché i ragazzi vanno presi dove sono. Qui adesso mi rovino a citare Vygotsky, ma insomma secondo me è autoesplicativa questo richiamo. Ora, la mediazione, considerando l'insegnante come un mediatore, ovviamente, e non l'unico naturalmente, perché per fortuna si impara per 100 altri canali, insomma, soprattutto anche da soli, la mediazione risulta, per risultare efficace, deve essere proprio agganciata alla zona prossimale di sviluppo, e si deve lavorare in quest'area per poter ottenere dei risultati che siano permanenti, che siano in grado di stabilire la differenza. Bene, il lavoro di Feuerstein è stato messo a punto prima degli anni 70, ma gli sviluppi delle neuroscienze sono state una conferma notevolissima delle sue intuizioni. Nella nostra scuola, nonostante questi grandi maestri che sono, che abbiamo avuto la fortuna di avere, ancora la nostra didattica rimane in larga misura di tipo trasmissivo e fondato sulla parola, anche povera, non di contenuti, ma povera di tutte le attrezzature che dovrebbero accompagnare, sulla parola dell'insegnante, e non di una didattica attiva, non cieca a muovere le mani, eccetera. Attiva vuol dire che il ragazzino deve accendere il cervello, se non l'ha acceso è inutile che tu parli. E in ogni caso, per lo più, noi incoraggiamo i nostri insegnanti a non spiegare, chiedi che facciano loro lo sforzo di capire. Bene, tutta questa prima parte solo per portare un po' alla luce gli aspetti cognitivi che ci stanno a cuore. Adesso, come mai ci siamo intrippati su questa storia delle prove empatiche? Perché ci sono piaciute queste attività, tipo di prove, per tanti motivi che adesso andrò qui invece molto più veloce, perché qui sapete tutto delle prove invalse. Quindi si utilizzano molteplici modalità di presentazione del compito, questo arricchisce di gran lunga la flessibilità, e non quei compiti che a 40 km si vede che sono compiti scolastici, si vede, mentre invece nel giornale, nelle riviste, in qualsiasi posto, in manifesto, tu trovi in giro, le cose sono presentate in parecchi altri modi. Diversi tipi di formato nella formulazione, e questo rende anche qui la trattazione più dinamica e non stereotipata, in carta pecorita quasi, diciamo. Le prove, molte prove, anche se sono brevi, risultano complesse, e questo deve essere, perché questo permette di sventagliare non solo le valutazioni dei ragazzi, ma di tirarli in qua, cioè far affrontare loro i compiti che siano impegnativi, no? Vabbè, ok, andiamo avanti. Le prove sono originali e stimolano la curiosità. Contrariamente a quello che si pensa, io ritengo che la curiosità sia assolutamente poco sollecitata, soprattutto sollecitata in maniera attiva dei ragazzi. E invece è un parametro rilevante, perché se scatta la curiosità, scatta l'attenzione. E quindi, sempre il discorso di prima, spesso, cioè, ci sono degli ambiti di contenuto che ritornano, come appunto ritornano tutti gli anni, e nelle prove invalsi
ci sono degli argomenti che ritornano con continuità, sono nodi fondanti della disciplina ed è giusto che ritornino, così come è giusto capire quali sono i cosiddetti contenuti irrinunciabili. Mentre invece per gli insegnanti, parlo soprattutto della scuola superiore, ma purtroppo si sta superiorizzando per la media voglia, ma anche la scuola primaria che noi coltivavamo con tanto affetto, anche lì separazione, aree, discipline quasi, non vorrei dire una bestemmia, ma insomma ecco. E quindi i contenuti rinunciabili, tutto, qual è? Cos'è che possiamo rinunciare? Quando finisce l'anno scolastico e non l'abbiamo ancora svolte, quella è la parte che non svolgeremo, appunto, e quello non era irrinunciabile, quindi ci facciamo condizionare dall'esterno invece che fare delle scelte. Poi ci sono delle domande che sono di sintesi, le frazioni sono un esempio chiarissimo, secondo me, di contenuti che vengono svolti in momenti diversi, con livelli di approfondimento diverso e che è necessario a un certo punto raccogliere e sintetizzare. E questo quadro unitario poi in pratica non viene fatto, perché o è troppo presto, e poi diventa troppo tardi, non si può più fare. E allora viene demandato alla scuola media che parte in quarta e perde i pezzi per strada, pazienza. Viene coltivata l'argomentazione logica nelle prove invalsi e abbiamo visto anche quanti interventi sugli aspetti argomentativi che sono di grande rilevanza. Possiamo andare avanti. Si incoraggia l'individuazione di strategie, anche con le domande relative all'argomentazione. E questo è un passaggio cruciale, è un tipo di attività che dovrebbe comunque essere fatta nelle scuole e che viene anche fatta, ma non abbastanza. E per poterla fare però non può essere una chiacchierata dell'insegnante, che è necessario condividere con i nostri allievi delle parole, lessico e concetti, delle parole condivise che siano significative, per esempio quelle di cui vi ho accennato nella lista delle funzioni cognitive, cioè cosa fare, come comportamenti da attivare per poter individuare la strategia, perché per lo più alla domanda come hai fatto uno resta così senza parole, nel senso che non ha la minima idea di come ha fatto, ma se li mettiamo fin da piccoletti in condizione di comunicare questa cosa, sì, si impara come tutte le cose. Un approccio induttivo, la mia formazione mi incoraggia molto da questa parte più che deduttivo, ma va bene tutti e due, non è che voglio... E questo di svolgere le prove in autonomia, anche questa è una cosa, tutte le volte che un insegnante sostenuti dice l'abbiamo fatto insieme, vuol dire che l'ha fatto lei e non il ragazzo, e così come quando si dice ma io l'ho confortato eccetera, no, non c'entra niente, in autonomia vuol dire da soli, non sono mai da soli se non quando devono chattare o fare altre cose, che allora si mettono da soli e vogliono stare da soli, ma per il resto invece bisogna che imparino a fare bene. E, dunque, volevo, il punto centrale è secondo me che manca per i colleghi, per gli insegnanti, proprio anche un bagaglio di conoscenze nell'ambito cognitivo, e noi cerchiamo di metterli in queste condizioni durante il corso, cioè chiediamo a loro di, prendendo alcune delle prove invalsi, delle quali diciamo come mai solo una percentuale molto bassa di ragazzi ha risposto, ovviamente non gli chiediamo di risolvere il quesito, gli chiediamo
come mai questa difficoltà. Quindi di fare un'analisi in prima persona dei problemi che possono aver portato a una percentuale bassa di risposte positive. Quindi si esercitano in qualche modo, ci esercitiamo insieme in qualche modo a praticare una riflessione metacognitiva. E andiamo avanti. Esatto, se andiamo direttamente agli esempi, no, lo facciamo dopo. Allora, vediamo i discorsi, io ve ne faccio uno o due perché poi vorrei che parlasse la collega per italiano. Per matematica, questa è una domanda, questi sono ragazzini che hanno un certo numero di figurine. Domande, il secondo ha il doppio delle figurine del primo? Domanda, uno guarda e dice sì. La sbarra è il doppio di quella, la sbarra 2 è il doppio della sbarra 1. Quindi la prima domanda è in accordo con gli aspetti percettivi. Chi è che risponde? L'82% positivamente. La seconda domanda chiede: il terzo ha una figurina, il secondo ha una figurina in più del terzo? Vedete che c'è il salto di un livello, non si vede tanto bene, ma quindi è in contrasto la domanda con gli aspetti percettivi, perché la scala non è unitaria, quindi non salta di uno ma salta della scala. Quindi bisogna, cosa succede? 33% risponde se è in contrasto con gli aspetti percettivi, vincono gli aspetti percettivi, come è giusto che sia, perché se devono attraversare la strada gli aspetti percettivi sono rilevanti. Allora, la terza domanda in questo caso, che è l'ultimo, a che età rispetto al secondo, non c'entra un piffero, e viene il 50%, magari risponderanno o a caso o non importa, questo comunque dimostra che la logica si impara, non si nasce logici, si impara la logica, e quindi che ci vuole un bel lavoro per. Oppure un'altra, questa in una quinta, la numerosità delle fonti di informazione, oppure la necessità di una raccolta accurata delle informazioni, eccetera, sono fondamentali per poter quindi rallentare, controllo dell'impulsività. Ma chi glielo dice? Nessuno, se non a scuola naturalmente, ma ancora di più. E vabbè, sono tutte cose che potete, altri esempi che potete guardare, volevo che potesse aggiungere anche la collega perché mi sono dilungata forse anche troppo. Bene, allora, tra i tanti aspetti che nel corso di italiano affrontiamo, tutti aspetti che hanno stretta relazione proprio con queste abilità di tipo cognitivo, come appunto una buona percezione, una capacità di esplorare in maniera sistematica, la capacità di individuare il problema, quindi per esempio di andare a capire la consegna nella sua portata e non soltanto una decodifica così sommaria, eccetera. Tutte le prove invalsi sono una palestra per individuare questi aspetti, aspetti che veramente cioè gli insegnanti capiscono l'importanza, sanno che esistono, ma non li perseguono in maniera sistematica. Cioè, all'interno di un'ora di lezione non c'è un'ora di lezione dedicata a oggi lavoriamo per esempio ad una migliore raccolta delle informazioni e a imparare alcuni, per esempio, informazioni relative al clima. Cioè, aspetto disciplinare e allenamento all'esercizio di un funzionamento cognitivo mirato. Ok? Quindi questo allenamento deve essere perseguito in maniera costante, determinata, e i ragazzini imparano poi a capire che l'errore è dovuto sì, per esempio, ad un'incerta conoscenza disciplinare, ma anche al fatto che sono stati impulsivi, imparano a dire questi nomi, imparano a dire che non hanno raccolto in maniera sistematica le informazioni, oppure che ne hanno perso qualcuna per la strada, cioè non le hanno trattenute tutte in mente, e quindi entrano a parlare dei processi metacognitivi in maniera appropriata e consapevole. Ma questo lo possono fare soltanto
se anche gli insegnanti padroneggiano questo lessico e sanno esattamente cosa stanno sviluppando in un determinato modo. Io qui vi propongo semplicemente una proposta che riguarda l'importanza del pensiero inferenziale, perché le prove Invalsi sono il quadro di riferimento degli Invalsi, sono l'unico documento ufficiale all'interno di tutti i documenti, quindi comprese le indicazioni nazionali, che sono bellissime, quelle della scuola, del ciclo dell'obbligo, non ne parliamo, poi delle indicazioni per i licei, eccetera. Nessuno parla in maniera esplicita di pensiero inferenziale, di enciclopedia personale del parlante. Ora, non può esistere nessuna comprensione del testo senza questo apporto dell'implicito e dell'esperienza di uno. Ora, capite, l'Invalsi ha questo grande, enorme merito, perché quando noi le presentiamo questo corso ai docenti è la prima cosa che ci colpisce. Onestamente, alcuni non ne hanno neanche mai sentito parlare, e se alcuni ne hanno sentito parlare, ma in una maniera così, diciamo, non così approfondita. D'altra parte, anche a livello teorico, nella nostra università ben pochi sono, diciamo, i contributi specifici su questo ambito. Allora, qui molto poco, il quadro di riferimento parla esplicitamente dell'implicito e del ruolo attivo del lettore. Vediamo qui, per esempio, faccio un esempio per dire, questo è la terza media, la domanda riguardava l'aspetto 3, cioè fare un'inferenza diretta. La frase di riferimento è questa, è tratto da Natalia Ginsburg: il terrore aveva per me i tratti di mio padre, la fronte aggrottata, lentiggini, guance rugose, scavate, sopracciglia arruffate e ricciute, la sua torva spazzola rossa. Percentuale di risposte esatte 40,4%. La richiesta è questa: l'espressione torva spazzola rossa sintetizza due caratteristiche del padre della protagonista che appartengono a piani diversi. Quali caratteristiche? Allora, la domanda può anche avere una difficoltà di interpretazione, ma la consegna poi esplicita dice: completa la frase sotto scegliendo le parole dalla lista che segue. Quindi si riduce notevolmente la difficoltà della domanda, quindi non lasciamoci fuorviare da interpretazioni. Completa la frase e deve scegliere: il padre della protagonista era di temperamento o mite o collerico o freddo. Ora, la parola con cui inizia la frase è terrore, mica potrei mettere mite, cioè non penso che questo 40% sia dovuto a questa scelta. Ma proseguendo con la frase si dice: e aveva, cosa aveva a spazzola? E io penso che qui cadano, perché questo 40% sia dovuto a questo, cioè al fatto che la parola spazzola, qui diciamo col significato di taglio dei capelli a spazzola, è un'accezione che rientra nell'enciclopedia personale solo di pochissimi alunni, di pochi alunni, indubbiamente, mentre per gli altri la spazzola è lo strumento usato per pettinarsi, e quindi lo scartano, perché questo ruolo dell'enciclopedia personale è dominante, capite, rispetto invece anche alla coerenza testuale, insomma, capite, perché l'esperienza è quella che ti guida nell'interpretazione. Andiamo avanti. Qui il quesito della quinta primaria è un quesito 5A, l'aspetto prevalente, quindi ricostruire il significato di una parte del testo. E, l'ho messo perché indubbiamente, oltre che fare inferenze, qui si ribadisce che quando il quesito è formulato in una maniera così complessa c'è una memoria di lavoro importante, quindi più fonti di informazione da tenere contemporaneamente presenti, capacità di stabilire collegamenti, selezionare informazioni pertinenti, un esercizio di dimostrazione logica, e quindi per forza è la domanda più difficile di tutta la prova. Finisco. Allora, una proposta semplice: lavorando con gli insegnanti sono invitati a dire: allora, che dovete fare domani per migliorare questo aspetto dell'inferenza? Uno, dovete nominarlo; due, i bambini devono rendersi conto di cosa significa capire il peso delle inferenze.
La proposta semplicissima è questa: davanti a ogni testo gli alunni possono essere invitati a formulare domande difficili, semplicemente tutti gli alunni. Le domande raccolte in una lista sono valutate con un lavoro di piccolo gruppo, due o tre al massimo, e classificate in domande che trovano esplicita risposta nel testo, domande la cui risposta si può inferire e domande la cui risposta si può inventare. Quindi i ragazzini, e quindi qui si moltiplicano le occasioni di discussione perché lavorano in piccoli gruppi, l'insegnante non deve fare nulla, solo osservare dove si trovano gli alunni e cosa la mente degli alunni, dai peggiori, che quindi devono essere messi in gruppi di livello, non il bravo con il peggiore col migliore, perché a questo punto l'area inferenziale del ragazzino con difficoltà non emerge. Tu invece devi vedere i pari a quel livello basso, che cosa tirano fuori davanti al testo e come giustificano le loro risposte. In questo modo quindi gli insegnanti possono toccare con mano dove devono agganciare quegli alunni, e gli alunni tra l'altro imparano via via con questa pratica a eliminare le domande che esulano completamente dal testo, cioè proprio inventate così, e invece cominciano a capire pian piano cosa significa esplorare il tuo implicito, la tua esperienza.